nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Ecco, ci troviamo in questa chiesa della contrada di Santa Maria Vigo, così è chiamata questa chiesa dedicata alla Madonna della Misericordia, la Madre della Misericordia qui presente, che abbiamo dovuto ricostruire, rifare, perché ci è stata rubata dai ladri nel 1981 circa, e quindi abbiamo dovuto rifare ad Ortisei questa statua così meravigliosa e bella che ci è sempre accanto in questo momento come Madre di Dio, Madre nostra, e quindi è lei che ci presenta la misericordia del Figlio incarnatosi per noi, che noi amiamo e nel quale crediamo, Cristo Gesù Salvatore nostro. E siamo qui in questa chiesa proprio per questo, per onorare il Signore nostro Dio, la Vergine Santa, e soprattutto per rinnovare la nostra fede, in particolare anche in questo mese mariano in cui noi veniamo a pregare sempre la Vergine Santa in questo mese dedicato a lei, e quindi cerchiamo di usare questa chiesa per manifestare la nostra fede alla Vergine Santa e soprattutto per chiedere anche a lei aiuto per noi. È la chiesa, come conoscete, che ha il suo valore storico, che innanzitutto nella nostra comunità parrocchiale questa chiesa è stata dalle autorità politiche dichiarata monumento nazionale dalle belle arti dell'Aquila, che sono venute tante volte a visitarla e soprattutto anche a fare delle riparazioni che sono state necessarie nella nostra chiesina. Innanzitutto, prima nel passato, il pavimento era sul piano dell'ingresso di questa chiesa, e quindi poi invece attraverso questi lavori delle belle arti è stata riportata nelle posizioni antiche. Infatti è stato già abbassato il pavimento, riportato sulla origine di questa chiesa che risale addirittura al IX secolo. Non lo so, una delle chiese più antiche, dicono che sia la più antica proprio d'Abruzzo, come chiesa dedicata al Signore. Ed è una chiesa adesso attualmente funzionante, perché logicamente quindi è richiesta molto dai fedeli, in particolare per la celebrazione di matrimoni o battesimi in tutta la vallata. Come vedete, questa chiesa è bella, e ha le tre navate, l'altarino qui davanti, e poi quindi tante altre cose belle che possiamo ammirare e contemplare, ma in particolare quindi ecco rinnovata dai lavori fatti con la mia presenza in questa parrocchia, nella quale sono io da tempo in questa parrocchia, quasi ormai 35 anni, e quando sono venuto qui in questa parrocchia la chiesa era chiusa, poi fu riaperta, rimessa sulla via della sua funzionalità, e quindi ogni domenica pomeriggio si diceva la messa alle ore 4:30 e la chiesa era piena di gente, perché tutta la Val Vibrata cui si trova questa zona era presente nella celebrazione della Santa Messa di pomeriggio, perché come orario andava sempre bene per loro e anche per le loro famiglie. Ecco, la chiesa è composta di tre navate, come vedete, e risale quindi a questa origine antica del IX secolo, forse anche di più, qualche giorno di più. È ben disposta, è stata ristrutturata dalle belle arti, e quindi perché proprio era già stata dichiarata precedentemente monumento nazionale. Allora, siccome si aprivano le colonne quando cominciai, io per 4-5 anni ho detto la messa sempre qui di pomeriggio alle ore 4:30, invece dopo ho dovuto chiudere la chiesa, che si aprivano le colonne che sono qui, che si vedono, quasi per la sistemazione quindi della chiesa stessa che stava avvenendo. A un certo momento dovetti chiuderla e telefonai e mandai anche un telegramma
alle Belle Arti, i quali vennero ad esaminare, a vedere, e poi intervennero per fare i lavori di sostegno nella chiesa, e poi dopo anni e anni ci siamo rientrati. Poi abbiamo dovuto chiudere ancora per il rifacimento del tetto, anche le Belle Arti ce lo hanno rifatto, e quindi la chiesa ha ripreso la sua funzionalità. Questa chiesa in modo particolare è ricercata per i matrimoni, e io quando sono venuto a Sant'Omero ho sempre detto all'inizio che questa chiesa è molto indicata per i matrimoni, e il Signore quasi mi ha preso in parola. Infatti subito dopo cominciarono a venire sposi di ogni paese, non solo di Sant'Omero ma anche del circondario di Sant'Omero, e poi anche da lontano, perché delle volte capitavano che lo sposo era di Milano, la sposa della Sicilia, e allora trovarono un posto centrale per celebrare il loro matrimonio e hanno trovato veramente il posto di Santa Maria Vicchio, di questa chiesa, molto utile per la celebrazione dei matrimoni. Poi si è diffusa la voce ed è cominciata questa grande ricerca di questa chiesa. Ecco, la chiesa si presenta molto cara e quindi molto raccolta, e bella, e anche gradita alle persone. Chiunque è venuto qui, in particolare durante l'estate vengono tanti stranieri in questa chiesa, in questa zona, per visitarla e per vedere, i tedeschi in modo particolare, ma anche i francesi o anche di altre nazioni, e sempre trovano la bellezza di queste strutture antiche, di questa chiesa che noi, ecco, presentiamo, e soprattutto loro stessi vedono e guardano e apprezzano l'edificio chiesa come veramente gradito a loro. Ed ecco, allora, è una chiesa preromanica o romanica, come si dice, ma la sua ricomposizione è così, va bene, composta da queste tre navate e poi anche da tutto il, come l'abbiamo arredata molto bene per la funzionalità delle celebrazioni liturgiche, quindi possono venire i sacerdoti a celebrare o matrimonio o altre funzioni, perché c'è tutto l'occorrente in questa chiesa. E ancora possiamo dire che veramente noi, per noi è gradita, perché quindi è qui nella zona davanti alla chiesa, c'è tutta una un grande spazio, soprattutto dei terreni che anticamente, ma anche nel passato nostro, pochi giorni fa, va bene, appena si scava si vedono ruderi antiche, e quindi risulta che veramente, come si dice, che nell'antichità c'era una grande città romana qui. Quindi scavando dei terreni, il nostro sindaco attuale, prima di essere sindaco, ha anche lui iniziato i lavori di scavo in questa zona, e hanno trovato a fianco di questa chiesa un altro presbiterio uguale a questo, rivestito di mattonelle belle e colorate. Si pensa che sia stata anche quella una chiesa, forse è più piccola o più grande di questa, non si sa, perché hanno scavato poco, hanno ritrovato come un presbiterio molto caro e molto bello, e poi quindi che risale sempre nell'antichità, e poi fu costruita questa chiesa che abbiamo attualmente oggi, e quindi noi l'abbiamo ricevuta così e la conserviamo in questo modo. E andiamo avanti sempre, ecco. E il sindaco ancora ci prega di poter ristabilire ancora la messa nella domenica pomeriggio, ma stiamo vedendo un po' le nostre possibilità. Vorremmo restituire, però, siccome abbiamo questa celebrazione dei matrimoni e anche dei battesimi che si fanno spesso qui, quindi le domeniche quasi sempre ci si celebra la messa, o per matrimonio o per il battesimo o per altri motivi, per il 50° o 25° di matrimonio, e vengono da tutte le parti a chiederci questa chiesa. Quindi stiamo vedendo se devi poter ristabilire anche nel pomeriggio della domenica, ogni domenica, una santa messa per i locali, almeno, che desiderano
che ci sia una messa stabilita in un certo orario ogni domenica, perché possono partecipare anche a questa Santa Messa. E quindi siamo sempre in attesa di poter provvedere a questa grande soddisfazione di questa popolazione nostra. E intanto i turisti sono tanti che vengono a vedere questa chiesa, tutte le parti dell'Abruzzo, ma anche fuori dall'Abruzzo, da tutta l'Italia sono venuti, spesse volte che ci telefonano, che vengono con pullman, pulmini, anziani, giovani, ragazzi, eccetera, li portano qui questa chiesa perché possano compiere le loro visite secondo le varie forme che hanno nel loro pellegrinaggio da compiere, oppure altre sistemazioni per celebrazioni di incontri per ragazze o per famiglia o via di seguito. E la chiesa è sempre disponibile, noi pure, quindi cerchiamo di aprirla o di venire incontro a queste necessità finché si può. Abbiamo questa sacra immagine e la cui festa capita sempre l'8 di settembre, perché è dedicata la chiesa alla Vergine Santa, ricordando in particolare la sua natività, quindi la natività di Maria. E l'8 settembre si celebra sempre la festa, ma durante l'estate in particolare qui davanti alla chiesa ci sono sempre delle giornate di festività, di ricreazione, che sempre il nostro sindaco nel passato si faceva, ma il nostro sindaco ha cercato di incrementare sempre di più con questa sua grande con questo grande suo desiderio di promuovere sempre incontri di ragazzi, giovani e altre persone e familiarizzare insieme, soprattutto qui davanti alla chiesa, con cerimonie anche liturgiche, sante messe e festività. Sempre in occasione della festa, delle volte faranno un mese, anche due, di queste di queste giornate festive di solidarietà, di giochi anche per ragazzi e bambini. E quindi tutto concorre a promuovere conoscenza per questa chiesa, dare a tutti la possibilità che possano vederla e trovarla, e quindi fare almeno una visita e venire incontro ai loro desideri e soddisfare anche conoscenze di questi edifici che noi conserviamo nel nostro Abruzzo con tanta generosità, con tanto amore. Abbiamo anche una statua della Madonna di Vergine di Fatima, perché qui questa chiesa poi sempre nel mese di maggio vengono a pregare i fedeli la sera verso le 8:30, c'è sempre il rosario con la partecipazione di tanta gente, e ogni anno è stato fatto questo. La nostra zona, poi ci sono altre zone in cui si recita il rosario la sera, in particolare nei vari centri del paese, varie zone, delle volte sono 10, 11, 12, 9, eccetera, che si dicono, sono gruppi che si radunano per la recita del Santo Rosario. E il mese mariano è vissuto molto bene in tutta la parrocchia, e si spera di continuare di fare il meglio che si possa, perché possano tutti godere il frutto santo di queste nostre chiese che abbiamo nella parrocchia, monumenti nazionali, tante altre cose, ma soprattutto per conservare e accrescere la fede mariana, perché la Madonna è veramente la madre di tutti, e oggi in particolare la Madonna sta facendo sempre più le sue visite in questa terra, in queste nostre contrade, dovunque è apparsa, sta apparendo e mostra anche i segni del suo amore materno, anche delle sue preoccupazioni per questo mondo di oggi che vive molto lontano, un pochino da Dio. Allora ci risveglia un pochino la nostra fede, e soprattutto vuole ricondurci nella serenità, nella gioia e nella pienezza di comunione con il Signore, suo Figlio, che lei ha generato per noi, per la nostra salvezza, e quindi desidera che davvero ritorniamo alla fede e promuoviamo
sempre giornate di crescita, di aumento di questa nostra fede, alimentate sempre dalla nostra preghiera, in particolare lei ci raccomanda il rosario, che si recita sempre tutte le sere, da quando sono in parrocchia, da quando sono io sacerdote, sono ormai, quasi 50 anni che sono sacerdote. Il prossimo anno dovrei celebrare il mio 50° anno di sacerdozio, e ho sempre è stato recitato nelle parrocchie dove sono stato il rosario ogni sera e più volte ancora, specialmente anche nel mese di maggio in modo particolare, ma tutte le sere sempre il rosario, come ci dice la Vergine Santa, la quale in tutte le sue apparizioni non fa altro che raccomandare il rosario ai suoi figli, e tra le altre cose dice sempre che per lei dopo la Santa Messa il rosario e la preghiera più cara al suo cuore immacolato, più gradita al suo cuore immacolato, come preghiera, perché ci ricorda i vari momenti della passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo, c'è tutta l'opera della redenzione che suo figlio, e lei associata al suo figlio, è stato compiuto per la nostra salvezza e quindi per la redenzione di questa umanità, che presto, come sappiamo, come il Signore ha promesso, presto la rinnoverà questa sua famiglia e questo mondo soprattutto lo riporterà nella pienezza della sua unità, nella verità della fede e di ognuno, nella pienezza di comunione con lui e soprattutto come unico suo popolo e unica sua famiglia. Infatti Gesù è venuto per questo, lo ricordiamo sempre e lo diciamo sempre senza paura, senza timore, a tutti affermiamo che davvero il Signore presto riformerà questa sua famiglia, la riunirà nell'unica sua fede e verità e nella vera comunione con lui, perché lui è venuto per questo, è venuto per salvare il mondo, per dare la sua vita per questa umana famiglia, infatti è venuto per salvare il mondo. Sappiamo che all'inizio dei tempi il Signore aveva creato l'uomo e poi ha creato anche la donna, perché quando lo vide solo ci dice la scrittura che il Signore fece passare davanti all'uomo tutti gli animali, le bestioline che aveva creato, perché desse il nome ad ogni animale, passando questo animale davanti a lui, tutti lui impose i nomi che sono rimasti ai nostri giorni. Ma quando finirono di passare questi animali, non c'era più animale che davanti a lui, rimase un po' triste, potremmo dire, e Adamo, non vedendo nessuno di questi animali, nemmeno la scimmia che le somigliasse. Quindi la scimmia, noi sappiamo che l'ha creata Dio, non l'ha creata, non è l'uomo derivato dalla scimmia, l'uomo è derivato da Dio perché lo ha creato lui direttamente quando ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, facciamo l'uomo a nostra somiglianza e immagine, stampando questa immagine nell'anima dell'uomo, nella creatura umana. E poi vedendo quest'uomo isolato così, allora pensò di creare anche una compagna per darla all'uomo. E infatti questo la Bibbia ci descrive, e mentre dormiva Adamo, svegliandosi trova una donna accanto a lui. E vedendo questa creatura nuova accanto a lui, esclamò, questa sì che è ossa delle mie ossa, che è scaturita dal suo costato. Come descrive la Bibbia, che mentre dormiva il Signore prese una costola di Adamo e edificò anche un'altra creatura, la creò dandola all'uomo come sua compagna di vita, Eva, la famosa Eva. Eva e Adamo erano creature belle, sante e soprattutto perfette. Non mancava alcunché a queste creature, sia nel corpo che nell'anima che nello spirito, perché logicamente erano composte di anima e di corpo, come sempre diciamo. Però ecco, aggiungiamo e precisiamo che davvero nella creatura umana c'è l'anima, che è la parte sensitiva di ogni creatura, come anche degli animali, va bene, mangiano, bevono, dormono, questa sarebbe la parte sensitiva nostra, ma nell'uomo c'è lo spirito,
buono, cioè c'è l'essere spirituale che noi chiamiamo anima, che è la vitalità dell'uomo e quindi ciò che muove e spinge l'uomo è a ragionare, a riflettere e a vivere. E gli animali non ce l'hanno, questo spirito che c'ha l'uomo, hanno sotto la parte sensitiva che potremmo chiamare anche anima in senso materiale, ma la vera anima, il vero spirito è quello dell'uomo, che è la parte spirituale dell'uomo, che la scintilla di Dio messa in questa creatura perché potesse veramente compiere quel grande disegno di Dio che ha affidato all'uomo. Come diceva, riempite la terra di altri esseri come voi, è creata a nostra immagine e somiglianza, e questa è la missione della creatura umana, che certamente porterà l'uomo a disegni grandi, compimenti che il Signore ha affidato a lui, e domani presto il Signore appunto ci diceva che riporterà in questo mondo il nuovo Eden. Nuovo Eden, cioè la nuova era di pace, di salvezza e di liberazione di questo mondo, che finalmente sarà liberato da queste forze del male che ci sono oggi, e ricomporrà la sua famiglia nella vera fede, nella vera comunione, nella vera unità, con unico popolo suo, unica sua famiglia, e sarà davvero un solo popolo e una sola famiglia. Non ci rimarranno altri popoli con altre religioni su questa terra, nemmeno popoli che non credono in Dio, ma lui dice: lascerò nel mondo soltanto i santi, il mondo sarà pieno di santi. Le famiglie saranno tutte sante, come la famiglia di Nazareth, dove è abitato e è stato sempre presente nostro Salvatore Gesù Cristo, con la Madre Sua, la Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, la vera e unica famiglia modello di tutte le altre famiglie che presto saranno anche in questa terra, perché il Signore si è incarnato, è nato, è morto ed è vissuto, è morto per noi, per sanare questa umana famiglia, per riportare davvero la famiglia in quel livello spirituale e grande di santità, di grazia in questa terra che all'inizio aveva posto su questa terra. Poi c'è stata la caduta, ma c'è stata anche la risurrezione, e questa risurrezione il Signore la vuole mostrare a tutti presto, edificando questo mondo, e il mondo vivrà, ci dice il Signore, ancora per secoli e secoli, questa pienezza di santità, di grazia, fino a quando, ancora prima di essere nella gloria del paradiso, ci sarà ancora qualche momento forse di grande prova per tutti, e poi la gioia eterna di tutti nella Pasqua del Paradiso.